Mai avrei immaginato di dover pronunciare questo discorso di commemorazione. Devo dire, lo faccio con grande tristezza, ma anche con la consapevolezza che parliamo di una persona straordinaria. Io conoscevo Mia da moltissimi anni, ne conoscevo il suo impegno, la sua capacità di unire, la sua grande generosità, la sua capacità di interpretare le due Napoli, la Napoli delle grandi periferie, dei grandi quartieri, e la Napoli del centro storico, la Napoli delle scuole, diciamo, della borghesia napoletana. Lei era la perfetta sintesi di questa città. Ha operato in maniera straordinaria al Marie Curie, come ha ricordato il presidente Esposito. È stata dirigente scolastica del Genovesi e lo ha fatto del San Nazaro, poi in un momento molto particolare, l'ha fatto con grande impegno. Ma soprattutto lei è stata una donna ed è una donna, perché non mi piace parlare al passato, preferisco parlare al presente, che è stata capace di donare tanto a tutti. La grande onda di amore che c'è stata dopo la sua scomparsa così repentina e prematura, le tante persone che ho incontrato in questi giorni, lo ricordava prima Enza, in ogni posto dove si va, sempre qualcuno dice: ma qua c'è stata Mia, mi ha fatto questo, mi ha proposto questo, mi ha detto questo. Lei era molto presente nella nostra città, è stata presente come docente con dei tanti allievi che ha avuto durante la sua lunga militanza da docente, è stata molto presente nell'associazionismo, è stata molto presente nel volontariato, è stata molto presente nell'anima di questa città. Quando le ho proposto di fare il vice sindaco della nostra giunta, lei è rimasta molto sorpresa, ma io ero convinto che avrebbe ben rappresentato lo spirito che questo consiglio comunale, questa amministrazione vuole portare avanti, lo spirito di apertura, di inclusione, di dialogo e di sintesi rispetto alle tante anime della nostra città. L'ho interpretato in questo periodo troppo breve molto bene. Devo dire, mi fa un effetto particolare ricordarla indossando la fascia, questa fascia che lei come vice sindaco ha così ben portato quando ha rappresentato la nostra città. È una perdita grande, una perdita che però non ci deve far solamente soffrire, ci deve dare anche una spinta. Capire che il messaggio, l'eredità che lei ci lascia è un'eredità importante, un'eredità molto importante, e ci dà una grande responsabilità, quella di essere capaci di interpretare il suo modo di fare amministrazione, la sua disponibilità, la sua capacità di dialogo, il suo essere contemporaneamente amministratrice e cittadina. Ecco, io penso che il più grande impegno che tutti noi dobbiamo prendere, e che io per primo prendo, è quello di conservare questo spirito e di sapere che in questo percorso che noi portiamo avanti come amministrazione, che è un percorso che noi porteremo avanti avendomi accanto, non dimenticando il suo esempio, il suo insegnamento e soprattutto il suo sacrificio. E a lei, alla famiglia, ad Arturo, che ha condiviso con me tantissimi anni, a Giulia, va la nostra riconoscenza, la riconoscenza della città e il nostro impegno. E questo non mancherà mai. Mia sarà vicina a noi, sarà vicino a me e insieme daremo il contributo che lei voleva dare a questa città. Grazie.
Bene, invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio.